Città sostenibili sono quelle che dovremmo costruire nel prossimo futuro, in tutto il mondo, badate, perché è un tema eh, addirittura di carattere internazionale. Eh, le città o falliscono, in questi giorni, su tutti i giornali del mondo, il fallimento di Detroit, la città industriale che non ha saputo rigenerarsi, oppure in alternativa trovano un nuovo modo di esistere. No, questo modello. È già all'opera anche in Sicilia e o avrà successo completo, trionfale nei prossimi anni oppure non ce l'avremo fatta, per cui è probabile che sarà una via di mezzo, un po' della Sicilia ce la farà, un po' di Palermo ce la farà e un po' starà un po' indietro e dovrà recuperare rapidamente nel tempo. Volete degli esempi? Beh, insomma, si sta mettendo mano alla questione dei rifiuti di Palermo, questa volta speriamo sul serio, quartiere per quartiere, ricominciare a fare la raccolta differenziata un pezzo alla volta, costruendo un pezzo di economia insieme alla differenziata, insieme alla la riduzione eh, dei rifiuti. Avremo il problema del traffico da ridurre, ma tra le città in cui aumenta, eh, 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 anzi diminuisce il tasso di motorizzazione, cioè ci sono meno città per abitante, ormai c'è Palermo e Catania, eh. Eh, rimane un po' indietro soltanto Roma, ma è una tendenza in tutti i capoluoghi di provincia, non soltanto di regione italiano, che diminuisce la, la quantità di auto per abitante.